vent'anni dalla morte di Volmer Beltrami, è giusto essere qui a ricordare la sua figura, a ricordare quello che ha fatto, a ricordare quello che ha fatto per Sabbioneta. Per Sabbioneta e per Breda Cisoni. Volmer Beltrami è di Breda Cisoni, vedo qui tante persone che vengono da Breda Cisoni, vicini di casa, lontani conoscenti, persone che sono cresciute con il suo ricordo e con la sua presenza. Questo per noi è oltremodo importante ricordarlo, è importante ricordare quello che le frazioni di Sabbioneta fanno per il comune di Sabbioneta, è importante ricordare l'impegno che deve essere nostro di valorizzare le frazioni di Sabbioneta. All'ingresso della frazione di Breda Cisoni è ricordato che quello è il luogo in cui Volmer Beltrami, il fisarmonicista, nacque e visse. Diventa l'essere artista, quasi l'essere artigiano, il creare qualcosa che resta nella storia, il creare qualcosa che è oltre la propria musica, oltre la propria storia, la propria figura, anche il senso di appartenenza che ci porta ad essere qui oggi in tanti a riempire questo splendido teatro. Quindi io ringrazio tutti voi, ringrazio gli organizzatori, ringrazio post mortem chi ha portato in giro il nome di Sabbioneta, di Breda Cisoni in Italia e non solo. Auguro a tutti voi un buon pomeriggio e vi ringrazio di cuore. Questo pomeriggio è dedicato a un grande artista della fisarmonica, soprannominato fra l'altro il re della fisarmonica. È dedicato a lui questo pomeriggio appunto per il ventennale della morte. E nell'occasione, qui nel Teatro all'Antica, abbiamo chiamato il meglio dei fisarmonicisti, i baroni della fisarmonica. Sentirete poi le loro performance. È stato lo scopritore di vari talenti come Mina, come Fausto Leali. Lui ha voluto chiamarla a Milano in una trasmissione condotta da lui e Gorni Kramer, e poi Mina è diventata la Mina che è oggi proprio grazie a Volmer Beltrami. Musica leggera, perché rappresenta l'ambiente in cui ho sempre vissuto e voluto vivere. Quella classica, in particolare la sinfonica, perché è una delle più grandi manifestazioni della creatività, dell'intelligenza e della genialità dell'uomo. Il jazz, perché rappresenta la libertà e il trionfo della fantasia. La musica è un regalo per l'anima, senza la musica morirei. Volmer Beltrami è stato uno dei rappresentanti più importanti del secolo scorso riguardante la fisarmonica, sulla musica appunto jazzista, non si può dire precursore, ma uno dei primi a suonare jazz. Infatti mi raccontava che durante la guerra dovevano cambiare i titoli dei brani perché era vietato suonare musica jazz in Italia e quindi davano titoli italiani mentre era musica americana. E poi è famoso per il suo ritmo, il suo swing,
per le sue numerosissime composizioni. Alla SIAE ce ne sono quasi 500, per cui veramente era un produttore instancabile. Tanto è vero che mi raccontava un suo amico che era andato a trovare in ospedale dove aveva fatto un piccolo intervento, di averlo trovato in corridoio appoggiato al calorifero a scrivere musica. Quindi proprio non aveva bisogno di uno spazio particolare, un tempo particolare, qualunque luogo poteva ispirarlo. Veramente, e poi musica molto particolare e purtroppo anche piuttosto difficile da suonare, per cui non è così comune, ecco, trovare fisarmonicisti che lo suonino. Grazie della vostra presenza e della vostra calorosa attenzione.